tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video, in questo book tag ideato da Matteo Fumagalli, ossia io sono Giorgia Book Tag, che già di per sé è un video trash, figuratevi con Matteo Fumagalli che risponde alle domande, tipo adoro. Comunque vi linko il suo video su nelle schede insieme anche alla canzone Io sono Giorgia Remix, ovviamente, del discorso della Giorgia Meloni. Che se non conoscete dovete per forza andare a sentire, ma sicuramente la conoscerete, ormai sta diventando molto virale in quest'ultimo periodo. Ma iniziamo subito con le domande, altrimenti qua ci dilunghiamo troppo. Allora, la prima domanda è: Io sono Giorgia, un libro che tratta di identità. Io ho scelto per questa domanda Will ti presento Will di John Green e David Levithan. In questo libro i due autori scrivono di due Will Grayson diversi. Il Will Grayson di John Green è completamente diverso rispetto al Will Grayson di David Levithan, ma i due ragazzi sono destinati ad incontrarsi. E quindi a quel punto cosa succederà? Come si scontreranno i due Will Grayson e le loro due caratteristiche diverse, le loro identità diverse? Cosa porterà il loro incontro e la loro amicizia? Se no, scoprirlo leggendo il libro, naturalmente, ma ho scelto questo libro perché vediamo in questo libro due personalità completamente diverse, due identità completamente diverse che, appunto, come dicevo prima, sono destinate a incontrarsi e a scontrarsi anche, naturalmente, perché la vita dei due Will Grayson non è proprio gioigloriosa, ecco. Però dalla loro amicizia potrebbe nascere qualcosa di buono, perché naturalmente sfiga uno, sfiga due, potrebbe nascere una gioia, ecco. Quindi mi sembrava adatto questo libro per rispondere a questa prima domanda. Seconda domanda: Sono una donna, un libro con protagonista femminile forte. Ovviamente ho scelto un libro un po' delicato, però molto molto adatto a questa seconda domanda. Ossia, avevano spento anche la luna di Ruta Sepetys, che racconta la vita di una ragazzina di 15 anni nella Germania nazista. Naturalmente potete immaginare com'è la storia verosimile di questo libro, senza che do ulteriori spiegazioni, perché la protagonista di questo libro dovrà affrontare le leggi razziali e tutto quello che circonda la Germania nazista in quel periodo, l'Olocausto, appunto, i razzisti, leggi razziali, eccetera, eccetera. Quindi potete immaginare quanto sia forte questa ragazza, questa ragazzina, anzi, questa appena adolescente in realtà, perché ha 15 anni. Quindi potete immaginare quanto possa essere forte questa ragazzina, quanto io la stimi, perché naturalmente. E nonostante sia un libro verosimile, ci sono state tante ragazzine, tante altre persone, naturalmente non solo ragazze, anche ragazzi, donne, uomini, bambini, anziani, tantissime persone che hanno dovuto affrontare il periodo della Germania nazista. Quindi mi sembrava giusto citare anche questo tema molto importante, anche perché tra un paio di mesi, 2 o 3 mesi, sarà di nuovo la giornata della memoria. Quindi mi sembra giusto prepararmi in anticipo queste cose, perché io sono molto sensibile a queste cose, mi viene sempre un macigno, la tristezza. Però ci penseremo quando sarà il momento, ecco. Però diciamo che mi sembrava giusto perché, nonostante sia piccolino, questo libro racchiude tutto quello che bisogna sapere della Germania nazista, o meglio, ciò che provavano i ragazzi di quell'età, diciamo, affrontare tutto quello che è successo in quel periodo, l'Olocausto, leggi razziali, come dicevo prima. Terza domanda: Sono una madre, un libro che parla di famiglia. Io ho scelto Una madre perfetta di Kimberly Bell, di cui ho fatto anche una recensione, ve la linko su nelle schede per avere maggiori informazioni. Comunque, questo libro parla di un bambino che, andando in gita scolastica, si perde. Quindi la madre e il padre, che naturalmente erano divorziati, si mettono alla ricerca disperata di questo bambino, nonostante ci sia anche la polizia a fare il suo dovere. Mi sembrava giusto citare questo libro per questa domanda, perché i due genitori si riuniscono per cercare il figlio, tornano come una famiglia quando
prima del divorzio, ecco, per cercare questo bambino che è al centro dell'attenzione soprattutto dei due genitori, ma anche ovviamente della polizia, dei vicini di casa, degli amici, insomma. Però leggendo la domanda mi è scattata la cosa di questo libro, perché nonostante sia soprattutto la madre a voler cercare questo figlio, il papà l'aiuta per cercare questo figlio, soprattutto a consolarla, ecco, nonostante i litigi, loro tornano insieme come una famiglia, come dicevo prima, e cercheranno questo bambino perduto. Quarta domanda: sono cristiana? Un libro dalle tematiche essenziali o spirituali? In realtà mi è subito venuto in mente A volte ritorno di John Niven. Perché? Allora, in questo libro, nonostante sia un libro divertente e leggerissimo da leggere anche in pochi giorni quando si è impegnati, come dicevo nella recensione che vi linko sempre su nelle schede, in questo libro ci sono delle tematiche importanti, non solo spirituali, ma anche e soprattutto esistenziali, perché quando Dio va in vacanza e torna, trova il mondo allo sfacelo, guerre, olocausto, nazismo, fascismo, tutte queste cose che in realtà lui non voleva neanche che accadessero, e manda suo figlio di nuovamente, Gesù torna sulla terra per rimettere in ordine tutto il caos che si era creato, e quindi vengono fuori tutte le cose negative degli uomini che Gesù vorrebbe che e quindi vengono fuori tutte le cose negative degli uomini che avevano fatto in questo periodo di tempo e che Gesù, sotto, diciamo, ordine di Dio, vorrebbe che venissero eliminate. E quindi racconta anche di tutto quello che noi uomini facciamo in negativo e che non dovremmo fare, cioè perché fare queste cose? Siamo quasi nel 2020 e quindi ancora facciamo queste cose negative, perché per ucciderci a vicenda non siamo fatti per uccidere, sono gli animali che sono fatti per uccidere e per nutrirsi, noi non ci mangiamo a vicenda, non siamo animali, anzi oddio, siamo animali però con un pochino più di cervello, insomma il cervello ci arriva a capire queste cose, no? È proprio questo che ci distingue dagli animali, noi non siamo fatti per uccidere, non siamo animali che sono fatti per uccidere o comunque fare quello che fanno gli animali, insomma, per menarci a vicenda, scannarci a vicenda, non siamo fatti per questo, non siamo fatti per la guerra, gli animali sono più bravi di noi, che almeno pensano uccidere solo per la sopravvivenza, noi non abbiamo bisogno di questo, quindi qual è esattamente il motivo per cui ci scanniamo a vicenda? Me lo chiedo ancora tutt'oggi. Quinta domanda, genitore 1, uno dei primi libri che hai letto. Ovviamente non ce l'ho qui a portata di mano perché sono da un'altra parte di casa mia, però ho fatto un video a proposito di tutti i primi libri che ho letto di quando ero bambina. Il primo che io abbia mai letto in vita mia, che non posso mostrarvi come dicevo prima perché sono in un altro posto della casa, è Qualunque cosa per salvare un cane, che è stato uno dei libri più belli che abbia mai letto perché ci sono molto molto affezionata, essendo stato il primo libro che io abbia mai letto. Poi ovviamente ci sono stati anche quelli di Geronimo Stilton, Thea Stilton e tutti i libri che i bambini di 10-11 anni leggevano, diciamo che questi, ecco, sono quelli normalissimi libri che leggevano tutti i bambini. Poi, genitore 2, il libro che ti ha spinto all'amore della lettura. Genitore 2, il libro che ti ha spinto all'amore della lettura. Allora, nonostante io abbia letto tantissimo da bambina, praticamente io leggo da quando ho imparato a leggere in prima elementare, c'è un libro in particolare che ho letto forse in quarta o in quinta elementare, non ricordo bene, comunque prima delle medie, è stato Eragon di Christopher Paolini, che è stato il libro scatenante, quello che mi ha fatto capire che veramente io amavo i libri, mi ha fatto capire che io, cioè, non potevo vivere senza libri. Quelli
prima diciamo che non mi avevano fatto capire tutto ciò. E mi ha fatto anche capire questo libro che io non posso vivere senza fantasy, cioè toglietemi fantasy e non vivo più. Naturalmente poi crescendo i miei gusti sono cambiati, si sono evoluti, ma il fantasy c'è sempre ed è tutto grazie ad Eragon. Penultima domanda, siamo LGBT, un libro a tema LGBT. Io purtroppo non ho ancora letto libri LGBT, questa cosa mi manca, è una mia grandissima pecca, ma spero di rimediare, devo dire, io voglio assolutamente rimediare, prima o poi lo farò, perché sono sicura che se ne leggerò uno, poi inizierò a leggerne tutti. Perché ho visto su YouTube, soprattutto da Andrea di Leggo Scotto Viaggio, lui legge spesso tema LGBT, diciamo, e sono molto incuriosita da alcuni libri che lui ha citato, quindi sono sicura che se ne leggo uno poi inizio proprio a leggerli tutti, ripeto. Ma devo dire che ho alcuni libri dove ci sono un po' quella spruzzi di LGBT. Naturalmente io non posso non citare Nevermind di J. Christoph. Questo è il primo volume, ma i temi LGBT ovviamente verranno più avanti, in particolare i grandi giochi, che sempre che non ho portata di mano, vabbè. Comunque, Nevermind ha una parte di LGBT e quindi già io adoro tantissimo, quindi vedete che io leggendo poi alla fine mi appassiono, non dico mai no. E naturalmente voi dovete sicuramente leggere Nevernight proprio perché poi nasce una storia LGBT che io posso amare troppo, nonostante posso dire male a Nevernight, ma ai personaggi, soprattutto a uno in particolare. Posso dire che pian piano sto accettando questa coppia LGBT, non perché sia LGBT, ma proprio perché una di loro mi sa sul cazzo, ma da proprio tanto. Però vabbè, questi sono spoiler che verranno dopo, quando farò un video dedicato a Nevernight, quando sarà il momento, perché deve venire il momento giusto per fare un video dedicato a Nevernight. Ultima domanda, difendiamo la nostra identità, un libro che spicca per la sua unicità. Per questa domanda ho scelto Il Codice da Vinci di Dan Brown. Non credo di aver letto mai nessun libro come Il Codice da Vinci. Cioè, allora, parte bene, finisce benissimo, cioè tipo successo il mondo nel frattempo, tra l'inizio e la fine, cioè succedono cose che potete neanche immaginare, cioè sono 500 pagine di ansia, di cose che non, cioè non ho mai letto nessun altro libro, cioè mi viene la pelle d'oca solo a pensare cosa è successo in questo libro. Non vedo l'ora di rileggerlo perché, cioè, ok, già mi sto dimenticando tutto, però diciamo le cose principali nessuno potrà scordarsene mai, cioè Dan Brown in questo libro è stato un genio. Poi mi è andato a morire la sua genialità, però ok. E cioè, capite bene che Il Codice da Vinci è stato uno dei miei libri preferiti in assoluto, non posso non citare Dan Brown almeno una volta in ogni video, in particolare Il Codice da Vinci. No, cioè... Se non l'avete letto, cosa aspettate a farlo? Se lo avete letto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e soprattutto fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre risposte a queste domande. Io sono Giorgia Booktag, ideato appunto, ripeto, da Matteo Fumagalli. Trovate il suo video su nelle schede, come tutti gli altri video che ho citato nel questo video. Scusate il giro di parole, ma io, cioè, sono un po' così. Allora, il video finisce qui, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e ripeto, fate sapere nei commenti tutte le vostre risposte e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!